SIGEP 2018, ci troviamo allo stand di Caffè Vergnano 1882 e siamo in compagnia di Enrico Vergnano, l'amministratore delegato che intanto invitiamo a salutare gli amici di Horecatv.it. Buongiorno a tutti, grazie della visita. Caffè Vergnano nasce nel 1882, siamo alla quarta generazione attualmente in azienda, siamo 5 amministratori delegati, tutti della famiglia. Siamo realmente nel 1882 e siamo la più antica torrefazione italiana. Enrico, voi vi presentate sempre con degli stand ampi, pieni, sempre pieni, in tutti i giorni delle manifestazioni fieristiche, che sia SIGEP, che sia OST, che siano altre anche all'estero, e avete una quota di mercato che è in crescita. Qui al SIGEP 2018 presentate più cose, da dove partiamo? Ma io partirei dal progetto Caffè Vergnano 1882, che è il progetto dei progetti, diciamo. Sono caffetterie a marchio appunto Caffè Vergnano con un fil rouge, quindi con una riproducibilità nel mondo, con delle caratteristiche ben particolari. Sono dei progetti di light franchising molto strutturate. Sono più di 140 attualmente attive nel mondo e qui presentiamo, insieme ai nostri partner che ci seguono dal food e dal beverage, presentiamo appunto il progetto. Parliamo anche del progetto ambulante, così come lo stiamo guardando in queste immagini, in questo momento. Che cos'è? Ma è un progetto molto divertente, molto innovativo. Lo street food è un progetto che è partito alcuni anni fa e noi siamo riusciti a creare una caffetteria a marchio Caffè Vergnano 1882 all'interno di un'ape bellissima, attrezzata e attiva. Ci sono due versioni, una motorizzata e l'altra non motorizzata, è molto divertente, molto bello. È il nostro progetto in miniatura. È un progetto che è dedicato a piccoli imprenditori che desiderano entrare in questo mondo. Assolutamente sì, piccoli imprenditori che con una licenza facilmente ottenibile possono andare in giro nei mercati, piuttosto che durante le sagre, piuttosto che durante le manifestazioni, a offrire un ottimo caffè, perché all'interno c'è una macchina professionale e ci sono delle attrezzature professionali per erogare un perfetto espresso. Previo sempre, e questo lo dico, un corso di formazione che noi imponiamo a tutte le persone che decidono di fare e di attivare un progetto Caffè Vergnano 1882 di 250 metri quadri a New York, piuttosto che di un ape itinerante di 2 metri quadrati. Perché in questo caso appunto parliamo proprio di un'ape ed è bella da vedere, trendy, da andare a proporre on the road, se vogliamo, on the road. E ovunque nel mondo. Enrico, per chiunque desideri avere maggiori informazioni rispetto a questo progetto o a una partnership da realizzare in termini commerciali con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere senza alcun impegno affinché possa esserci un contatto di tipo commerciale? Sicuramente il nostro indirizzo di posta elettronica italia@caffevergnano.com e poi verrà dirottato direttamente agli uffici di competenza che verranno appunto, che daranno tutte le informazioni del caso. Grazie Enrico, saluta pure gli amici di Horeca TV. Grazie a tutti, grazie della visita e complimenti. Grazie amici, non andate via, perché insieme a questo progetto ce ne sono tantissimi altri che noi abbiamo il dovere di sottoporvi. Non andate via.